Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e siamo finalmente tornati su. Non ho ancora capito in che ordine si dice, ma dovrebbe essere Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Ma non ne sono sicuro. Questo gioco è diviso in capitoli, per questo ho fatto pause più lunghe del dovuto tra uno e l'altro, perché appunto si possono vedere a sé stanti. Questo di oggi in particolare perché sarà svolto nel passato, quindi non serve sapere cosa accade prima, perché è questo che accade prima. Vi spiegherò con calma mentre ci arriviamo. Infatti oggi faremo Turnabout Reminiscence. Ehi, ma questa è nella copertina! Chi sei? Il grande ladro Yatagarasu! Ma il mio vero nome è Kay, Kay Faraday. Lei è l'agente Lang, vero? Infedele! Addirittura infedele! Cos'è adesso? Una religione, il signor Lang? Ti stavo aspettando, Miles Edgeworth! Franziska von Karma? Pensavo che eri ancora in Germania. E da una ragazza tedesca con la frusta sappiamo già cosa aspettarci. Praticamente Miles Edgeworth è un procuratore e ora Kay Faraday, la giovane ragazza che si chiama il secondo Yatagarasu, il pezzo di vestito che ha, mi ha ricordato di molti anni fa. Ho promesso di restituirtelo un giorno, ricordi? 7 anni prima degli eventi di questo gioco. Questo gioco si ambienta in questi eventi, vabbè, non importa. Oh, la vecchia corte, la Phoenix Wright. È vero, sì, l'ho fatto. Ho ucciso quel tizio. Ma era il grande ladro di Tagarasu che mi ha detto di farlo. Abiezione! Ho chiesto al difensore. Cosa sta provando di dire? Non lo capisce. Sono la vera identità degli Yatagarasu. Tun tun tun. Il Yatagarasu, per ricordare, lo Yatagarasu è il più grande ladro dell'America, secondo questo gioco. E la ragazza che abbiamo conosciuto, Kay Faraday, si autoproclama la discendente di questo Yatagarasu. Il Yatagarasu è l'uomo che sta qui nel posto del prosecutore. Oh, procuratore, comunque, pardon. Stai dicendo che sono io lo Yatagarasu? Non provare a negarlo. Mi hai detto di ucciderlo quando sei entrato nell'ambasciata. Nei giochi Phoenix Wright il procuratore ha sempre qualcosa da nascondere. Stai dicendo che il signor Faraday è Yatagarasu? O Faraday è il cognome della ragazza, quindi potrebbe. Penso che ne abbiamo avuto abbastanza di te. Vostro onore, per favore, ascolti, sto dicendo la verità. Deve credermi. Quindi Yatagarasu meno quel signore è il padre di Kay Faraday che abbiamo visto le altre volte. Secondo le accuse, un nuovo procuratore dovrebbe essere chiamato per rimpiazzare il signor Faraday. La corte sarà in recesso finché il procuratore sarà pronto. E noi siamo nel passato in quell'esatto istante. Più o meno. Vi presento Miles Edgeworth. Miles Edgeworth da giovane. Da giovane indossava sta casacca più stile barocco? Non ne ho idea onestamente. Lui è un procuratore e in questo gioco va in giro a risolvere i casi prima ancora che arrivino in corte. Ma solo in questo gioco. Poi fa procuratore, ma non qui esattamente. È tempo per entrare in tribunale. Ah, è lui il procuratore di riserva, che è stato appena sostituito. Ok, ora capisco. E così questo è il mio primo compito come procuratore. Ah, è il suo primo caso. Come rimpiazzo per un procuratore che è stato accusato della difesa. Dall'accusato. Edgeworth. Chi è? Oh, è Von Karma! Vabbè, dovrebbe spiegarlo. Sì, lo spiega perché non è ancora apparso nel gioco. Hai letto tutti i documenti riguardanti questo caso? Sì, signore. Ho memorizzato tutto quanto che c'è da sapere. Molto bene. I documenti per il cambio procura sono quasi completi. Edgeworth, tieni sempre in mente che il tuo mentore, io, Manfred von Karma, non accetterà niente di meno che la perfezione. Comunque, mentore, pardon. Capisco, signore. Quindi sì, Manfred von Karma è praticamente un padre adottivo di Edgeworth che gli ha insegnato tutte le basi di diventare un procuratore ed è molto più severo e vuole la perfezione, appunto. Si vedrà anche contro Phoenix Wright nella serie ufficiale, ma non è questo il caso. O inoltre è anche apparentemente il padre di Franziska von Karma, che abbiamo visto 2 episodi fa, se non sbaglio, nel caso dell'aeroplano.
che anche quella andrà contro Phoenix Wright, ma appunto non è questa la serie principale. La possibilità di essere al tribunale a un'età così giovane. Sono onorato e fiero. Ti sto dando questa rara possibilità. Dai prova di te stesso. Distruggi le patetiche bugie della difesa nell'oblio. Così è un po' esagerato però. Sì signore. Forse rispiega ancora. Questo procuratore leggendario osserva e giudica la mia performance. Devo essere perfetto in ogni modo. Ok, non ho già spiegato. Mi muovo. Posso anche correre. Certo, non è molto etico correre in tribunale così, ma nessuno sembra badarci troppo. Quindi ora devo parlare in giro, guardare cose. Il processo di oggi sarebbe stato concluso in meno di un minuto. Questo perché l'accusato è stato ripreso dalla camera di sicurezza, vero? Esattamente. Il killer ha avuto il coraggio anche di dire che l'ha fatto solamente perché gli hanno detto di farlo. Ancora più oltraggioso è che ha detto che il procuratore, by Faraday, ha dato l'ordine. Faraday è così uno scemo. È stato incastrato dalla sua stessa preda. Signore, è un conoscente del signor Byron Faraday? È un uomo patetico che non dice niente che fessonerie. Fessonerie? Una volta ha provato a spiegarmi un modo per punire quelli che non possono essere portati in tribunale. Ma non ha senso. Nessun uomo è sopra la legge. Beh, ci sono sempre un po' di eccezioni. Comunque non c'è ragione per occuparsi di questi individui. Un procuratore, un guardiano della corte, uno senza obblighi esterni. Quindi non c'è ragione di occuparsi di tali individui? Ok. Edgeworth, non ti sarà perdonato fare la stessa fine di Faraday. Cosa? Adesso l'accusato dice anche... Anche Edgeworth e Yatagarasu, anche lui è un ladro. E così cambiano procuratore all'infinito finché non ci sono più procuratori. E quindi sono costretti a lasciarlo libero. Che piano assurdo è questo? Non abbia timore, non la deluderò, signore. Al posto del procuratore Faraday, proverò io la colpevolezza dell'accusato. Molto bene. Ti ho assicurato un'ora di recesso per sistemarti a puntino. Mostra a tutti il potere dei Fon Karma. Sicuro, processo Dio. Non hanno tradotto niente tranne questa frase. Ok, vabbè, ormai non è un problema. Ci sarà un po' ibrido italiano-inglese perché hanno tradotto fino all'episodio 3. Quindi, hai capito molto bene il caso? Sì signore, ho memorizzato tutto quello che c'è scritto nei file del caso. A proposito, sono qui i file del caso. Ok, forse no. Però i profili. Allora, questo è Fon Karma, che è molto vecchio, 60 anni. E questo è il procuratore, che è stato accusato di essere il... Yatagarasu, il ladro americano. Dovrebbe svolgersi in America il gioco, ma è fatto dai giapponesi, quindi è un po' strana la cosa. Bene, quindi, spiegami il caso. Voglio vedere se sai davvero di cosa stai parlando. Oh, compreso. Lo spiega a noi, in pratica. Un omicidio è stato commesso nell'8 settembre davanti all'ambasciata Kodofian. La vittima, signor Mendade... Dead, ricorda molto Dead di morto. Il signor Mendade era un membro dello staff dell'ambasciata. L'accusato di questo caso, Mr. Macrell, è stato preso nell'interrogatorio la notte dell'incidente perché era molto sospetto. È stato quindi posto sotto arresto per il possesso di un'arma, per l'arma dell'omicidio, una pistola. Inoltre, al tempo dell'omicidio, il grande ladro Yatagarasu si è infiltrato con successo nell'ambasciata Kodofian. All'inizio, Rel ha detto che lui stesso era lo Yatagarasu. Poi il procuratore, poi sarà il giudice, e poi dirà che sono io che gioco Yatagarasu. Si inventa tutto quanto. Ma non ha ucciso Dead Man. Mi chiedo cosa aspettava di ottenere da questa bugia disperata. È possibile che voleva attirare l'attenzione mentre era trovato colpevole. Non ci sono limiti all'insanità delle persone. Ma sto digredendo, continua Edgeworth. Sì signore, durante il processo la procura ha presentato una ripresa di sicurezza che ha registrato l'omicidio. Che sfiga, eh? Il video chiaramente mostra che Mr. Rell è il colpevole, è l'omicida. L'atto di Mr. Rell, che spara la pistola, può chiaramente essere visto dalla via dei visitatori? Questo non mi è chiaro. Dopo aver visto quel video, l'accusato ha ritirato la sua affermazione ed ha ammesso l'omicidio.
L'ho fatto perché mi hanno detto, me l'hanno detto. Me l'ha detto il vero Yatagarasu, Bain Faraday. Suona corretto. Comunque hai dimenticato una cosa. Mentre questo potrebbe apparire come un semplice omicidio di un membro dello staff, le persone attualmente si stanno riferendo come il secondo KG8 incidente. Lì, il secondo incidente KG8. Non dirmi che rivangheremo un incidente di 5 anni fa che si collega con questo caso e dobbiamo risolvere sia quello di 5 anni fa sia questo attuale, ti prego. L'ho già fatto troppe volte in Phoenix Wright. Il secondo incidente KG8? Mi spiace signore, temo di non aver studiato abbastanza. Beh, anche nella polizia è un'informazione che soltanto pochi possono accedere. Può per favore illuminarmi, signore? Il secondo incidente KG8. Prima che te lo possa dire, devo prima insegnarti il primo caso. Guarda questi documenti. Questo è un giornale di 3 anni fa. Ok, diamo un'occhiata, subito. Allora, ricevuto dal mentore riguardo al caso KG8. Un membro dell'ambasciata Kodofian, la stessa di adesso, Manny Cochen, trovato non colpevole. La vittima è la signora Cece Yu. Yu, che nome! Dovremmo tenere a mente, immagino, questi nomi. Hai già sentito dello scandalo del gruppo Amano, vero? Amano? Amano, questo invece l'abbiamo visto nello scorso episodio. Scorso, 6 mesi fa. Praticamente è il capo. È un uomo molto ricco e alla fine è colpevole. Il segretario di Ernest Amano, il direttore del gruppo Amano, è stato arrestato. Aspetta, ma quel segretario? L'ho già visto. Era nello scorso caso anche quello. Era la vittima dello scorso caso. Oh, colpo di scena. Vi consiglio di andare a riguardare i vecchi episodi, che questo ovviamente si può seguire anche senza averli guardati, ma si capisce un po' di collegamenti tra gli altri. Era sospettato di traffico. Cece Yu era un'impiegata del gruppo Amano. È l'unica testimone dell'operazione di traffico, di contrabbando. Era lei che ha portato il crimine alla luce. Comunque, la signora Yu è stata silenziata, zittita prima che poteste testimoniare in corte. Non è stato un membro dello staff dell'ambasciata Kodofian arrestata per l'omicidio? Corretto. Un kodofiano dal nome di Manny Cochen era il sospetto. Però, per mancanza di prove, il caso è rimasto irrisolto. Mancanza di prove? Ha! Se solo fossi in carica del caso. Se solo fossi stato in carica del caso, avrei fatto tutto quanto in mio potere per provare la sua colpevolezza. Per fare in modo che tutti i criminali fossero trovati colpevoli. Il mio mentore è davvero dedicato. Sì, ma mette a fare stare anche gli innocenti. Manfred Forkarma ha un record di 40 anni di cause vinte. Quindi, per forza, una di queste, tante di queste, avrà messo in prigione un innocente. Vabbè, lui non importa trovare la verità, gli importa vincere. Faraday era il procuratore di anche quel caso. Ed era patetico come sempre. Mr. Faraday era in carica anche dell'incidente KG8? Che ricordo, è anche il procuratore che stiamo sostituendo ora. E ora, di nuovo, la vittima del caso che si sei assegnato era preparato a testimoniare contro l'organizzazione di contrabbando. E come l'altra volta, la vittima è stata assassinata proprio prima di testimoniare. La vittima è stata uccisa proprio il giorno prima della testimonianza in corte, in tribunale. Che sfiga, lo fanno apposta! Beh, sì. Gli eventi stanno correndo proprio quasi esattamente nell'incidente KG8 di 3 anni fa. Quindi per questo che è chiamato il secondo caso KG8. Esattamente. Però c'è una differenza tra i due incidenti. L'autoproclamato ladro nobile che manda tutti quanti in rivolta. Il grande ladro Yatagarasu. Yatagarasu? Meglio trovare più informazioni. Yatagarasu, parlami, grazie. Se è vero che Yatagarasu si è mostrato nell'ambasciata Kodofian, cosa stava cercando? Nessun dubbio che voleva rubare qualsiasi cosa sospetta e renderla pubblica. O più probabilmente rubare segreti dall'ambasciata Kodofian, visto che l'oggetto rubato da Yatagarasu è stato mandato alla polizia. Cosa ha mandato alla polizia? Non lo so nei dettagli. Tutto quanto inerente al ladro Yatagarasu sta ricevendo un trattamento top secret. Comunque trovo davvero molto ironico. Ritornando all'oggetto rubato alla polizia, ha dimostrato che Yatagarasu si è infiltrato nell'ambasciata lo stesso giorno che il membro dello staff venne ucciso.
I criminali hanno un certo modo di incriminarsi da soli, vero? Questa sarebbe la prima volta che gli Atagarasu ha lasciato prove dietro, corretto? Corretto, eh sì, e come? Se vuoi imparare di più sullo Yatagarasu, allora ti consiglio di chiedere a Faraday. È il procuratore in carica anche del caso Yatagarasu. E se lui lo Yatagarasu, non si... Cioè, è una botte di ferro. È il procuratore in carica sia dell'incidente KG8 e del caso Yatagarasu. Mister Faraday davvero ha molto di questo piatto. Ha molto da fare, immagino. Ehi, che Faraday? La figlia di Faraday. Chi è questa piccola ragazza? Sei spaventosa, signore! Mister Von Karma è spaventoso, e come? Ti serve qualcosa? Voglio scambiare questi soldini con te. Non ho niente da offrirti. Ma sembra che hai esattamente un dollaro. È questo quello che vuoi? Oh, che carina da piccola! Grazie, esattamente quello che volevo! Oh, che carina! Magari quella bambina è qui per guardare il processo? Che rispettoso per un bambino correre in giro nel tribunale. Nessuno rispetto per questo sistema giuridico? Ai miei tempi sì, aveva un sistema giuridico più rispettato. I documenti per il cambio procura sono completi. Ehi, sai quanto manca prima della ripresa del caso? Mi spiace? Posso farti cambiare da difendere questo tribunale al pulirlo ogni un istante? Che minaccia! Non si preoccupi, signore. Non essere completamente preparato potrebbe essere un handicap perfetto per me. Sei davvero un tizio molto fiero. Dovresti far meglio a recuperare le prove da Faraday e prepararti. È tempo per il tuo debutto, Edgeworth! Quindi niente informazioni su Faraday? Va bene. Siamo in tribunale. È la prima volta in questa serie che andiamo al tribunale. Sarà una bella svolta. Sono cocciato da Von Karma, che onore! Dov'è il difensore? Cosa accade? Perché Faraday non è qui? Com'è possibile che la difesa non è pronta adesso? Bailiff, dov'è Mr. Faraday? Non sono sicuro, non stavo prestando attenzione. Oh, c'è anche il giudice, cioè manca soltanto la difesa e l'altro procuratore. Oh, devi essere quello che Von Karma ha raccomandato. Prima volta che vedo il giudice di lato, lo vedo sempre davanti. Ho sentito che sarà il tuo primo processo. Guarderò attentamente come te ne occuperai. Ma comunque, c'è qualcuno che stava festeggiando un compleanno durante il recesso? Avrei giurato di aver sentito un palloncino scoppiare. Pensandoci, l'altro giorno con il mio nipote. Ha un nipote il giudice? Quindi è sposato il giudice? Oh. Signore, sembra che il processo sta per riprendere, ma... Esatto, sarà tutto fuorché impossibile provare il testimone un bugiardo senza le prove da Faraday. Dov'è quel buffone ora? È un'emergenza, signore! Che camscio quello! Bello come ha investito quell'altro poliziotto. Silenzio! Non ci possono essere urli in questo sacro posto di legge! Vai lì, rimuovi questo uomo dal tribunale! Aspetti, deve ascoltarmi! C'è un'emergenza! Nella sala d'attesa dei difensori, Mr. Faraday e il difensore... Loro due sono morti, vostro onore! Cosa? Un omicidio in tribunale? Cosa? Cosa? Aspetta, è tradotto in italiano o dice in inglese cosa? Quindi non possiamo neanche dimostrare un omicidio che avviene un altro omicidio. Ma... E lui chi è? Sta indietro! E chi è quello? Nessuno è permesso nella scena del crimine. Punto. Chi è questo tizio strano? Questo sta diventando il punto di interesse? Questo non è per caso il difensore di Mr. Rell? A quello che abbiamo visto prima in tribunale. Ehi, voi, non si corre nei corridoi. E chi sei tu per dirmi cosa devo fare? In questo modo non capirò mai cosa è accaduto. È tempo un po' di discorsi civili. E si parla. E tu sei... Chi io? Amico, è cortesia comune dire il proprio nome prima di chiedere quello dell'interlocutore. Hai ragione, il mio nome è Miles Edgeworth e sono un procuratore di distretto. Un procuratore? Non ho mai sentito un procuratore giovane come te, amico. Ti ho detto il mio nome, ora mi diresti il tuo? Detective Dick Gumshoe.
Solo recentemente ho raggiunto il mio sogno di diventare un detective. Più di un sogno, è quello che sono nato per fare. Aspetta, forse dovrei prima controllare di non stare sognando. Questo detective è davvero troppo eccitato per essere a una scena del crimine. Scena del crimine. Quindi Detective Gumshoe, mi diresti gentilmente cosa sai dell'incidente? Sai che posso non dirti nulla, vero? Lo so, ma sarebbe gentile da parte tua dirmi cosa è accaduto. Wow, sei molto fiero per essere giovane, vero? Beh, comunque Detective Bed è quello in carica, quindi devi solamente chiedere a lui per i dettagli, ok? Per me invece stavo facendo la guardia alla porta della sala d'attesa dei difensori, numero 2. Quindi nessuno può essere entrato o uscito. Quindi eri tu la guardia. Hai visto qualcosa di strano mentre eri di guardia? Beh, mi sono spaventato quando ho sentito uno sparo e poi mi sono tipo congelato. Sei un detective. E un misero sparo ti spaventa così tanto. Quindi Detective Bad è venuto correndo alla scena del crimine. E no, non va bene, non si corre nei corridoi. Siamo andati alla sala d'attesa 2 assieme ed entrambi gli uomini morti erano morti. Ero nel corridoio tutto il tempo, ma non ho sentito un singolo suono di combattimento. Interessante. Oltre allo sparo, non ha sentito nient'altro. Quindi, qualcuno dentro ha tirato fuori una pistola all'improvviso e ha sparato. O addirittura fuori dalla finestra, se c'è una finestra. Oh no, non c'è una finestra, c'è un corridoio accanto. Ho la mappa per caso? No, non ce l'ho. Cioè, ho la mappa qui sotto, in teoria. No, non mostra niente. Mentre l'avvocato... Ah, un minuto per caso? Sa, davvero, non sono molto interessata a parlare con persone che non conosco. Specialmente in momenti come questo. Ah, mi scuso per non presentarmi. Il mio nome è Miles Edgeworth. Stavo per prendere il caso di Mr. Faraday. Edgeworth, eh? Mai sentito? Quindi il sostituto di Faraday è un... è un novellino, eh? Deve sapere, madame, che ho studiato sotto Manfred von Karma. Non mi prende per qualche tizio novellino? Ehi, ti ho sentita. Non prendermi per un novellino. No, non si dovrebbe ridere in faccia alle persone. Quindi sei un studente di von Karma. Dovevo... Questi vestiti sono... smetta! Sono i vestiti di uno che si presenta galantemente ai fatti. Grazie per la grande risata. Ma non mi faccia ridere troppo, ok? No, stavo provando a farla ridere. Stavo scherzando. Comunque, sa chi sono? Il mio nome è Callisto Yu. Yu? Aspetta, Yu! Potrebbe essere la sorella della ragazza morta nel caso... Com'era il nome? Nel caso KG8. Dovrebbe essere la sorella di quel caso. Quanti anni ha? Ah, non me lo mostra. Tra poco mi appare. E se quello che dici è vero, allora stavamo per andare testa a testa in court, in tribunale. Oh, certamente. Ho sentito molto riguardo lei, signora Yu. Ma certamente. Ho sentito molto su di lei. Sei come Shakespeare. Ho detto qualcosa di divertente. Vediamo. 22 anni. Oh, è giovane. Quindi sì, dovrebbe essere la sorella della morta 3 anni fa. O la figlia, eventualmente. Belli gli orecchini a forma di... contenitore di bilancia. Scena del crimine. Vorrei che mi aggiornasse sulla situazione. Non so molto. Perché non prova a parlare con quei detective qua vicino? Se quello è il caso, allora perché lei è qui? Cosa c'è di divertente? È solo il modo in cui parli e senza tatto. La persona che doveva andare in tribunale è stata assassinata. Non è che posso andare in tribunale come se niente sia accaduto? È un buon punto. Mi scuso per chiedere una domanda così insensata. È a posto, non si preoccupi. Ok, lei non sa niente. Piuttosto questo detective che... mi sa molto da poliziesco, non so se ci sta bene con questo gioco. Mi scusi, chi è lei? Detective Tyrell Bad. Omicida. No... sugli omicidi, non è un omicida, immagino. Mi hanno informato della situazione e sono venuto il prima possibile. Quindi, come è arrivato ed hai ispezionato il corpo senza di me? Faraday ha richiesto di testimoniare nel processo. Scena del crimine. Ho già contattato HQ riguardo la situazione. Io non ho niente da dire a te, ragazzo. Ragazzo? Sono il sostituto di Mr. Faraday nel processo di oggi. Quindi insisto che mi
che mi aggiorni sulla situazione. Non posso fermarmi qui. Ho il diritto di sapere. Devo insegnarti una cosa o due riguardo come parlare ad adulti, ragazzo. Mi sta minacciando? E sta prendendo la pistola? Dai, non metta lì lo specchio! E se è uno specchio, come osa ingannarmi in questo modo? Faraday è stato pugnalato a morte con una lama. Io avevo una pistola nella mano. Ah, quindi lo sparo non era dell'omicida, ma era della vittima, per difendersi, immagino. Oppure la vittima ha provato a uccidere l'altro che l'ha ucciso. Sono sempre complicati i casi. L'altro uomo, Mr. McCrell, è stato sparato e ucciso. Ma se il procuratore aveva la pistola, vuol dire che il procuratore ha ucciso McCrell e un altro ha ucciso il procuratore, che vuol dire? O si sono anche uccisi a vicenda. Potrebbe essere plausibile. È stato trovato con un pugnale insanguinato nella mano. C'era nessun altro nella sala d'attesa numero 2? Oh sì, quel tizio qui. Il suo nome è Gumshoe. Ah, quindi è lui l'omicida? Beh, no. Faceva la guardia a questo posto. Stai dicendo che nessun altro è entrato nella stanza. Se è il caso, allora, devono essersi uccisi uno con l'altro, corretto? Forse. Che impotenza, questo tizio davvero sta testando la mia pazienza. Testimone del caso. Perché non sono stato informato che tu stavi per testimoniare nel processo di oggi. Gli omicidi non sono solo il mio campo. Il caso di Yatagarasu è uno dei miei compiti. Quindi sei chiamato per parlare delle caratteristiche dello Yatagarasu? Per verificare se Mr. Faraday era davvero o meno lo Yatagarasu? Bene, bene, sembra che tu abbia almeno un po' di cervello. Signora Yu, c'è qualcuno che voleva parlarle. Un membro dell'ambasciata Kodofian, nel nome di Manny Cochen. Aspetta, l'ho già sentito. Manny Cochen era il presunto omicida del caso KG8, che però è risultato innocente. Cosa accade? Detective Bade, Miss Yu, sono cambiate all'improvviso. Aspetta, non era Manny Cochen? Tornerò subito. Eh sì, è proprio lui. È un piacere vederla di nuovo, signora Yu. Cosa fai qui? Non ho desiderio di vederti di nuovo? Oh, calma, calma. Ti piacerebbe uscire per una breve discussione? Va bene, andiamo. E Fon Karma passa così indifferente. Bad. Fon Karma? È passato un bel po' di tempo. Sapevo che ti saresti mostrato. Solitamente lo fai quando lui e Tagarasu è coinvolto. E questo caso non sembra un'eccezione. Conosce Detective Bud, signore? Sì. È come un vecchio cacciatore che non lascia mai la scena del crimine. Se lo ricevesse una promozione e si muovesse. È la scena del crimine dove il detective è più utile ed efficace. Non è che non lo so. Comunque, Bud, l'uomo che ho appena superato era... Non era sospetto del caso KG8? Cosa fa quell'uomo qui, in questo tribunale? Quel Faraday, non posso credere che ha perso una preda così facile, imbecille. Avrei provato la sua colpevolezza in 3 minuti. Fon Karma, penso che hai detto troppo per ora. È di pessimo gusto parlare così dei deceduti. Molto bene. Tornando all'argomento, metterò Edgeworth in carica dell'investigazione qui. Ehi, ma è Fon Karma questa? Fon Karma, che c'è? Ma è bambina! È Fon Karma bambina! Franziska Fon Karma, che è appunto la figlia di Manfred Fon Karma. Papà, come puoi metterlo lui in carica? Franziska, cosa stai facendo qui? Sono qui per le vacanze estive, cos'altro? Franziska Fon Karma, quindi lei è in vacanza dalla Germania. Perché anche lei è una procuratrice che è in costante allenamento in Germania. Per questo appunto è con fruste e bacchette. Ok, non capisco cosa c'entra con la Germania, ma appunto è un po' sadica. Mr. Paul Triggered. Lei è la figlia di Manfred Fon Karma. È un suo studente, che è anche più giovane di me. Sei tu il mio sottoposto, e non dimenticarlo. Un attimo, quanti anni ha adesso? Ah, non lo mostra. Che Faraday? Ah, non dice, va bene. Non stai per caso evitando l'esame di abilitazione, vero? Se tu sei stato in grado di passare, io non avrò sicuramente nessun problema. Non permetterò mai che io perda davanti a te, mai! Perché deve essere sempre così competitiva? Vabbè. Come vabbè? È italiana quella. Papà, davvero segni mai Sedgeworth a questo caso?
sì, lo faccio. Perché lo chiedi? Beh, sai, sto per diventare un procuratore, una procuratrice, e sono 100% confidente che posso fare meglio di Edward. È proprio da Franziska. Non ha problema a parlare male di qualcuno davanti a lui. Bene, questi due condurranno l'investigazione. Cosa? Vuoi che entrambi questi bambini esaminino la scena del crimine? Questa è una perfetta opportunità per loro, per lavorare con le loro abilità da procuratore. Una scena del crimine non è un posto per bambini. Sono io quello con l'autorità su questa scena del crimine, Bad. E non toglierò lamentele. Edward, Franziska, lascio questa casa a voi due. Compreso, signore? Sì, papà. Andrò a occuparmi dei documenti ora. Ricordate, non accetterò niente che un report perfetto da entrambi di voi. Non deludetemi. Va bene, papà. Aspetti, Von Karma, non ho ancora accettato tutto questo. Maestro Edward. È da un po' di tempo, Franziska. Questa sarà la nostra perfetta opportunità per vedere chi di noi è veramente degno del nome di Von Karma. Ti ucciderebbe almeno salutare. È da un po' che non ci si vede. Molto bene. Solo perché sei diventato un procuratore per primo non vuol dire che puoi essere tutto fiero di te. Non c'è la frusta, c'è la bacchetta ora. Non è cambiato di poco. Maestro Edward, come dicevo, dobbiamo vedere chi di noi è degno del nome di Von Karma. Per le urla, sono stato ridotto a un babysitter. Ciao, Bad. Sembra che Von Karma ha convinto con successo il detective. E come lui, non fallisce mai. Ora apprezzerei se potresti semplicemente spiegarmi i fatti, signor detective. Faresti meglio a controllare le cose da te stesso. Molto bene. Sembra che ottenere aiuto dal detective sarà una impresa molto difficile. Beh, quindi andiamo a investigare. Oh, però direi che può bastare per oggi. L'investigazione partirà nel prossimo episodio. Anche se sono curioso, quanti anni ha Fran? Ha 13 anni, così pochi per essere così. Vabbè. Va bene, dicevo. Continueremo l'investigazione nel prossimo episodio. Quindi per ora direi che è tutto. Spero che siete contenti di aver ripreso la serie, perché io sicuramente lo sono. Adoro questi giochi, adoro. Quindi, vi ringrazio per aver seguito. Vi saluto e ci vediamo in tribunale!